punto di vista dei giocatori di quest'anno, poi si rischia sempre di escludere qualcuno di fondamentale, ma secondo lei la vera scommessa che avete vinto, riguardando appunto le tre vittorie di quest'anno in termini di giocatori, qual è? Beh, obiettivamente devo dire che è quella legata allo scambio Ibrahimovic e Eto'o, insomma. Che non è. Eto'o quest'anno ha dato una dimostrazione di professionalità spaventosa, cioè un giocatore della sua qualità, del suo status anche, perché poi è molto importante Eto'o, che si sacrifica nella finale per far segnare gli altri e lui invece gioca quasi da terzino. È un livello di serietà, di professionalità che va oltre il normale. E poi lo sentivo anche prima della partita negli spogliatoi, importantissimo, cioè proprio dava un segno di uno che conosceva quella situazione e la sapeva trasmettere benissimo per rafforzare i compagni. Quindi ecco, quello è stato uno scambio, lo dico anche con un po' di dispiacere, perché io stimo moltissimo Ibrahimovic, che per me è un giocatore che ci ha fatto vincere tanto e bene, però è stato nello scambio, è stato uno scambio fortunato. La personalità di Sneijder credo che sia stato un giocatore importante anche per, in qualche modo, diciamo, anche rivalutare Mourinho, che era sempre stato etichettato come grande comunicatore. Forse era un cliché che non gli piaceva, non gli è mai piaciuto tantissimo, e invece dal punto di vista tecnico Sneijder è stato decisivo per cambiare anche l'impostazione di questa squadra e renderla veramente efficace, anche più imprevedibile in realtà. Sì, la vivacità di Sneijder. Io devo dire, io non... Real Madrid ha certamente fatto bene perché ha comprato dei giocatori molto importanti, però ha perso un pezzo fantastico, perché Sneijder ha tutto il potenziale per essere costantemente un grandissimo protagonista, questa vivacità in campo notevole, e a noi ci ha cambiato molto, ecco, come ci ha velocizzato il gioco in poche parole. Dopo, anche se non gioca lui certe partite, rimane quell'impronta, ma lui è riuscito a darla, devo dire, ancora, perché è stato inserito bene comunque. Sì, Sneijder è una storia di un grande riscatto, come diceva giustamente, ma quando l'ha incontrato la prima volta e vi siete parlati, non so, avete affrontato questo argomento? Perché è veramente incredibile che un giocatore di così grande talento riesca a cambiare, a svoltare in modo positivo la sua carriera quando approda in una nuova squadra. Beh, ma io credo che prima di tutto ci fosse da parte di Sneijder stesso il desiderio di far capire che avevano sbagliato dall'altra parte, e questo conta molto, una molla notevole. Due, è capitato in mani buone. Manivone, intendo l'allenatore, intendo i compagni, è stato accolto molto bene. E quindi, essendo una persona serissima, un professionista serio, è riuscito a dare il meglio. Bravo Branca, devo dire, che mi aveva segnalato Sneijder come giocatore essenziale per noi, assieme a Mourinho. Pronte a una scelta tra un allenatore molto esperto, già con un curriculum magari pesante, con una serie di vittorie, quindi di esperienze a un certo peso, e un allenatore invece emergente, cioè che ha una visione anche nuova del calcio. Ecco, di fronte a due nomi entrambi di qualità, però con queste caratteristiche diverse, chi sceglierebbe? Beh, sono più attratto dall'emergente certamente sarei più attratto dall'emergente di qualità e con cose nuove. Ma però bisogna trovare l'emergente che abbia le idee nuove. E quindi in tutti i casi magari ti va bene anche qualcuno, e anzi ti andrebbe benissimo qualcuno che sappia, attraverso la sua esperienza, mantenere questo gruppo in termini positivi, insomma. Io sono certo che qualche nome in mente ce l'ha già, però ecco, le faccio una domanda che può sembrare solo apparentemente provocatoria. Un ritorno di Roberto Mancini è percorribile, secondo lei? Ci pensavo stamattina. Che è l'unico a cui non avevo pensato per il fatto che ci siamo già incontrati e abbiamo già avuto il nostro pezzo di vita. No, ma penso che per lui non sia percorribile, nel senso che si è trovato bene in Inghilterra, gli piace vivere in Inghilterra, riportarlo in queste difficoltà qui penso che sia un dispetto che gli faccio. Ultima provocazione, sì, sul campo allenatore, lo prometto. Ieri al Bernabeu c'era anche sì, Sinisa Mihajlovic, sì, sì, che devo dire, insomma, è stato giustamente, insomma, prudente, perché non ha voluto parlare insomma, delle voci che si rincorrono sulla sua possibile candidatura. Ecco, io vorrei un giudizio da parte sua su Sinisa, perché certamente quest'anno per esempio ha portato il Catania al record storico per quel club di punti raccolti in un campionato di Serie A. No, certamente Mihajlovic ha carattere, sa imparare velocemente, è stimato dai giocatori, è molto amico anche dei giocatori,
quindi c'è tutta la stima nell'uomo anche, perché poi anche con me ha mantenuto un rapporto molto buono. Però questo non vuol dire che debba essere una scelta quella di Mihajlovic, anche se per simpatia e per stima mi farebbe piacere farla. Però sinceramente non ho ancora deciso in questo senso. Visto che siamo in ambito di fantacalcio, nel corso di questa stagione c'è stato anche un avvicinamento, un contatto con Roberto Baggio, no? Che ha manifestato questa intenzione, insomma, questo sogno di tornare ad allenare. So insomma, che quando si parla di Roberto Baggio tocchiamo una corda un po' sensibile per lei. Beh, ma Baggio sarebbe un allenatore eccezionale, credo che non abbia ancora costruito insomma, la sua carriera di allenatore, ma un uomo intelligente, con me un rapporto bellissimo, di molto bello, leale. Però ecco, non credo che sia la sua mira quella di fare l'allenatore adesso. Però mi piacerebbe entrare in una società e poter essere utile a livello calcistico. Non credo quella di fare l'allenatore, non lo so. Questa maglia di Giacinto Facchetti addosso a Esteban Cambiasso, lo sapeva, se l'aspettava? Lei come ha reagito di fronte a... Sai che l'ho già vista, l'aveva già messa l'anno scorso, due anni fa, quando abbiamo vinto il campionato. Lui ci teneva moltissimo, era molto affezionato a Facchetti. E Cambiasso è un ragazzo coraggioso, fa delle cose, anche ci vuole coraggio comunque per fare una cosa così, e l'ha fatto con il coraggio dell'affetto, il coraggio del sentimento, e l'ha fatto anche ieri sera, che uno si può dimenticare preso dagli eventi. Invece ecco, Cambiasso è uno che diventerà un grande allenatore se vorrà fare l'allenatore, perché ha molta serietà, molto meticoloso, molto attento e intelligente, quindi anche questa cosa è un segno di intelligenza e di attenzione. Che Inter vedremo nelle prossime stagioni? Che cosa si senta di dire dal punto di vista appunto del progetto, della pianificazione? Perché insomma, quando si è in cima al mondo è difficile forse riuscire a vedere dove sta l'orizzonte. Bisogna avere certamente la concretezza, il realismo di capire che questa è una strada da continuare, con l'attenzione anche di capire i tempi, insomma, che non sono certamente gli anni 60 piuttosto che 6-7 anni fa, in cui sembrava che il mondo si arricchisse 10 volte tanto di quello che fosse il proprio vero valore. Quindi bisogna certamente fare molta attenzione a quello che possa essere la situazione economica internazionale e nazionale, e nello stesso tempo però mantenere dignitosamente la parte che purtroppo è importante, perché non è più una parte ma è la parte più importante. Giochetto non è facile. A parte lei, a parte la sua famiglia, c'è una persona all'interno della società a cui ha pensato, per cui queste vittorie dell'Inter sono veramente qualcosa di speciale? No, io devo dire sinceramente, penso spesso alla mia famiglia e all'interno dell'Inter credo che debba suddividere per tante persone questo successo, al di là dei giocatori, al di là dell'allenatore. Mi fa molto piacere quando, prima citavo Branca e lo cito ancora perché ha fatto il lavoro con molta, anche lui con molta discrezione, non si fa molto notare, ma questi successi di carattere sul mercato sono dovuti sinceramente alla sua attenzione e al suo conoscere me, cioè sapere che deve tenere aperte tante strade e poi a un certo punto si arriva su una. Quindi quella è una grande capacità di saper collaborare con chi deve decidere, insomma. Poi devo dire, niente, stimo tutte le persone che mi stanno intorno e soprattutto gli sono molto grato, quindi è dedicata a loro anche questa vittoria. Presidente, grazie, la lasciamo ai suoi impegni che saranno tanti nei prossimi giorni, sicuramente. Piacevoli, spero. Possiamo dire che dopo Milano la seconda città nel cuore del Presidente è Madrid. Certamente, grazie.